Confartigianato sempre in prima linea per la promozione del territorio. Illustriamo quelle che saranno le prossime iniziative. Una marea di eventi che partiranno oggi da Spezia in Corso Cavour con Consigli Artigiano Sapore e Mestieri, si chiuderanno il 3 dicembre in via San Vincenzo con 10 imprese che esporranno e venderanno i propri prodotti in ottica natalizia. In mezzo c'è una settimana d'artigiano dove visitatori, turisti, genovesi, liguri potranno andare nelle botteghe artigiane che hanno aderito, che sono circa 40 sotto il territorio regionale, potranno non soltanto visitarle ma anche provare a diventare artigiani per un giorno, perché noi riteniamo che soltanto cercando di diffondere la cultura dell'artigianato, il valore, le difficoltà, anche gli insuccessi che un artigiano ha, possiamo far percepire qual è il valore del prodotto e far quindi capire che non è immaginabile pensare di comprare un prodotto artigiano allo stesso prezzo di altri prodotti. Quindi una serie di iniziative che avranno anche la presenza di 7 giornalisti francesi, con un incamine di giornalisti francesi che si terrà la settimana prossima, visiteranno le imprese, proveranno anche loro a diventare artigiani per un giorno. Insomma, quindi devo dire che ci sarà una serie di eventi per tutte le età, per tutti i gusti, con l'unica finalità che è quello di valorizzare l'artigianato. Tutti gli eventi sono gratuiti e si può iscrivere sul sito di Confartigianato Liguria, online, comodamente. E quindi invitiamo veramente tutti sia a provare a diventare artigiani per un giorno, sia in queste occasioni, queste feste natalizie, ad acquistare il nostro Made in Liguria.